Ah, figo. Ah, oh, cari, come state dietro? Cold sword. Ah, diciamo che sì. Fino alla casa ce la dovremmo fare. Ma se stai soffrendo? Gang gang 776. Michael forse sì, più di noi. Beh, coraggio. Anche noi qui non è che scherziamo. Solo Francesco, fa lo special snowflake e non sta scomodo. Ma io guido. Scuse. Style, yes. Perché Francesco ha molta cura dei suoi amici, vedi? Grazie. Tutti, grazie. È tutto franchera questo. Sì. Oh, sì, esatto, vai. Perfetto. Voi siete fatti, guarda il giaciglio. Che figo. Ma ci sono altri progetti. Quello formel oh. Senti, bravo, ma avevi intenzione di fare un piccolo vlog? Pare bene figo, Con calma. Una certo, no, ma anche che un mese dopo. Oh, Vale, di qualcosa. Da paura, non vi piace? A me piace molto il più riguardo l'anno scorso. Ma che cazzo? Porca miseria, cioè. Ma qua, ci sono i cani. Cioè, siamo in 5, stiamo easy. Ma infatti. Cioè, un letto qua, tre letti qua. Qua si fa colazione. Allora, Francesco, sono le 5 e mezza. Non abbiamo ancora pranzato. Ok. Quanto siamo disperati? A questo livello, specie se ti vengono proposti uno di fianco all'altro e a 5 minuti più in fondo, ma penso di macchina c'è anche il KFC che scarterei a priori, però voglio dire, qui ce l'hai attaccati. Mamma mia. Allora, la birra qui funziona così: ti portano un bicchiere di default, ti mettono il sottobicchiere tuo con sopra la birra. E praticamente. Yes. Ecco, adesso ci porteranno le birre che. E vedi, le birre basta, cioè non che birra vuoi, è la birra piccola. Appena ti finisci, ci sarà subito un tizio che ti toglie il bicchiere vuoto e ti mette quella piena. E ti segna sul coso quante ne hai prese. Sì, dai, anche. E perché la birra ce l'avrai sempre fresca, così te la cambierai in continuazione se la bevi. Se non vuoi più bere, prendi il sottobicchiere e lo metti sul bicchiere. Però ti paracula, che... Ti prende per il culo. Anche se prendi hai già smesso di bere. Bevo un culo. E niente, questo è il gioco della birra. Io, però adesso sono conquistati, che cazzo è? Abbiamo fatto anche sta roba. È mio sto posto. Mi hanno pure preso. Non c'è niente. Passo ma funziona solo qui così da qui. Cioè comunque la regola è che Aspetta. Allora ti consiglio di assaggiare prima lo stecco quello bollito perché non si scioglie in bocca e poi quello arrossito. Potrebbe tenere in testa anche in ambito a livello di produzione, ma non mi dice no più bravo. Da lì pensavo che era lontano. Era lontana, eh? Avvicina, vieni sotto. Cesare, dici qualcosa. Mastodontico. Diventa impressionabile, perché poi dopo la Russia, dopo questo lo Sputnik, però cazzo. A confronto Notre Dame è una caccola. E la cosa interessante è che è il più grande praticamente duomo d'Europa. Allora Cesare, ti piace il duomo? Sì, secondo te questo cos'è? Non leggere. Non leggo, No, è uguale da tutte le parti. Questo? Vieni qua.
è praticamente la punta delle guglie, per darti l'idea della dimensione. La cornacchia, questo è come si è rimasto praticamente. Sì, è la punta di ogni guglia praticamente. Quella in alto. Madonna. Quella in fondo in fondo. Infatti vedi, coppia del pinnacolo, ma in italiano? 9,50 m, largo 4,60 m, posto nelle torri del Duomo, suo completamento nel 1880, ed appunto è la punta. Ma è una riproduzione anche della fava di Fraus? Assolutamente, in scala ridotta, però ci sta. Sì, per far capire, dall'amicizia. Sì, infatti. Sì. Giusto? Sì. Sai okay. Quante gold digger che ci sono? Però non c'ho il gold. Non ti preoccupare, tu. Yeah, non faccio braio. Basta. Non faccio braio. Mi spacco le mani. Perché so che c'è da dove.